può sembrare Davide contro Golia, ma la D ci ha abituato sempre a partite mai scontate. Il Martina ritorna nella prima del 2024 tra le mura amiche dopo la beffa nel finale di Manfredonia. Il team biancazzurro riparte dall'affetto del suo pubblico per ricominciare al meglio e dare un chiaro segnale alle rivali di questo campionato. Due in barriera per Pirro, più due del Bitonto. Tutto pronto con Palazzo a mettere il pallone al centro dell'area, il colpo di testa e poi Pirro blocca senza particolari problemi. Babbo Nanno con il cross, il colpo di testa e il pallone che termina fuori. Poi c'è bisogno immediatamente dello staff medico per il colpo alla testa, naturalmente. Imposta dal basso il Bitonto per trovare spazi, Pinto solo per un attimo aveva toccato questo pallone, prova adesso ad andare il numero 8 Prinari. Il miracolo da parte di Pirro, parata straordinaria questa del numero 22 del Martina, che salva il risultato. Poi l'azione non è finita e alla fine Langone con un batti e ribatti, poi prova a ripartire, subisce fallo e arriva anche la munizione. Mancini di testa legge bene la situazione, poi è Pinto che vuole verticalizzare immediatamente, Virgilio se ne va con una magia e apre intelligentemente verso Baglione che prova a scattare adesso, prova a salire Baglione, da quella parte c'è anche Bonanno, Baglione offre il pallone a Bonanno, Bonanno in aria, tiro, il pallone che termina sul fondo. Clamorosa opportunità per il Martina al decimo del secondo tempo, grande ripartenza biancazzurra con Baglione che aveva servito Bonanno, il suo diagonale che è terminato sul fondo. Prova ad avanzare Angelo Mancini, salta secco un avversario, è pronto a effettuare il traversone, effettuato in questo momento, non arriva per centimetri Baglione, uno dei più attivi sicuramente del Martina in questa ripresa. C'è la rimessa laterale in favore del Bitonto, legge bene la situazione Virgilio e stoppa con il pallone, prova ad avanzare adesso, c'è Jevolella, poi Palermo a terra, un altro contrasto, Modesto arrabbiatissimo con i suoi, Virgilio a terra, ancora Ridon Palermo e poi l'arbitro dice che basta così, finisce qui tra Martina e Bitonto 0-0. Tanto nervosismo nel finale, poi adesso si scardina anche un'altra polemica, una partita che ha visto tantissime ammonizioni e dunque ribadiamo il finale dal Torsi 0-0 tra Martina e Bitonto. Un grazie da parte di Giuseppe Delli Santi e un ringraziamento particolare alla regia di Mimmo Massandrea. Un saluto e alla prossima partita.